Hey guys, bentornati sul canale di New York Welcome. Oggi andiamo a vedere 5 posti o cose che potete fare per fare le foto allo skyline di New York. Lo skyline è l'orizzonte, non so, tutti i palazzi che assieme fanno quella silhouette di cui tutti ci siamo innamorati. Il primo posto dove siamo state questa mattina è stato lo Staten Island Ferry per fare l'alba sopra New York. Andiamo. Buona, yummy. Abbiamo deciso di prendere il ferry delle 7 della mattina di domenica, l'alba era alle 6:45 più o meno. Non c'era tantissima gente, quindi visto l'orario e il giorno. Il ferry viene a volte chiamato anche il battello arancione o il battello gratis perché non si paga. Lo potete prendere da Battery Park, che è la punta di Manhattan, e in soli 25 minuti raggiungere Staten Island. Si può vedere benissimo la Statua della Libertà e anche lo skyline di Manhattan e del New Jersey, l'Hudson River, l'East River, il ponte di Brooklyn. È un panorama mozzafiato e diventa ancora più magico sia durante il tramonto che durante l'alba. Stiamo prendendo il path per andare in New Jersey. Provate a indovinare dove andiamo. C'è di mezzo il cibo. A dopo. Benvenuti in New Jersey, esattamente ad Hoboken. Questa è la fermata numero 2 per fare foto dello skyline. Consiglio alba, tramonti, durante il giorno, estate, inverno. Avete lo skyline intero, avete la parte di uptown, midtown con l'Empire, il nuovo Hudson Yards e anche la parte di downtown con la One Tower e molto molto lontano Staten Island e il ponte di Verrazzano. Al numero 3 consiglio la promenade di Brooklyn Heights per fare soprattutto lo skyline di downtown e anche la Statua della Libertà. Al numero 4 pari merito il ponte di Brooklyn oppure il Manhattan Bridge. L'unica cosa del Manhattan Bridge è che ha la subway che corre proprio passo a passo con quella che è la passerella per i pedoni, quindi è un po' rumoroso. Poi come quinto suggerimento un rooftop o un terrazzo panoramico. I terrazzi panoramici classici sono l'Empire, il Top of the Rock e la One, tutti a pagamento, di solito tra i 36 e i 42 dollari a persona, oppure se venite qui dopo marzo 11 del 2020 avrete anche il nuovo The Edge, che è quello al nuovo Hudson Yards, che sarà la terrazza panoramica esterna con anche un pavimento a vetri, credo la più alta nell'emisfero settentrionale, al 102° piano, tutto all'aperto. Oppure, quinto suggerimento, una terrazza come il rooftop bar. Se siete interessati a sapere qualche consiglio sui rooftop, potete vedere il nostro prossimo video sui miei preferiti rooftop a New York. Adesso ho fame e credo che andrò da lì. Sono celiaca, quindi non posso altro che fare un po' di la cosa.
in basso ho linkato ad articoli utili se volete rifare il giro per queste 5 vedute dello skyline di New York. Questa è un bonus, la numero 6, siamo a Roosevelt Island e la consiglio soprattutto fra maggio, fine aprile e maggio, quando ci saranno dei bellissimi ciliegi giapponesi in fiore, tutti questi che vedete qui dietro. Se poi volete proprio scoprire Roosevelt Island e prendere quel famoso tram, il tramway, che è una funivia rossa, e seguitemi nel prossimo video. Se vi è piaciuto questo video, thumbs up. Se avete commenti, domande varie, i commenti sotto, rispondo a tutti e spero di vedervi la prossima volta. Ciao a tutti!